Aspetta. Ragazzi, guardate. Non dire parolacce sempre. Qua c'è il ventilatore che gira. Ciao! Bentornati, io sono Barbara. E io sono Lara. E qui con noi c'è un paccone di Shane. No, ho fatto il buco. E mi sono accorta che era effettivamente un paccone di Shane, perché così da fuori non si capiva. Di cosa parliamo oggi, oltre che appunto di vestiti? Cosplay e robe varie. E cosa vi fa venire in mente i cosplay? Le fiere, because, ragazzi, noi quest'estate ci vediamo. Esatto, ragazzi, saremo presenti in tantissime fiere cosplay e vi posso già dare qualche data. Ci possiamo incontrare il 25 e 26 giugno all'Ostia Comics, ovviamente 2022 parlo, il 2 e 3 luglio a Sun Beach Comics a San Benedetto del Tronto, il 14, 15, 16 e 17, qualcuno ancora non lo sa perché lo sto dicendo la prima volta, al Rimini Comics, e ce n'è un altro. A fine luglio, ma ve lo dirò tra un po'. Quindi, we are cattivi. Esattamente, quindi quest'estate abbiamo tante possibilità di incontrarci, forse si aggiungeranno altre date, non lo so, però ve lo faremo sapere. E adesso, appunto, iniziamo. Che cosa c'entra Shane con i cosplay? Allora, ragazzi, recentemente ho scoperto che Shane vende le parrucche e i cosplay. Allora, mo ve lo spiego meglio. Allora, ragazzi, allora, in Italia, noi in Italia, di parrucche, cioè di negozi che vendono parrucche, ne abbiamo zero, proprio esatto. Zero. Dovevi mettere la musichetta triste in questo momento. Esatto, il filtro quello là bianco e nero. Quello bianco e nero, anyway. Sì. Anyway. E vabbè. Vabbè, ci sono dei negozi che vendono cosplay, ma costano un sacco. E poi tipo dove si trovano, cioè al massimo esatto. Ci dovrebbero essere negozi specializzati, oppure si prendono online se, vabbè. Online. Mentre appunto hai scoperto che su Shane esatto. Però a volte online sono un po', come dire, un po' costosetti, oppure a volte proprio non si trova il cosplay, vabbè, esatto. Non è fatto, oppure non è fatto bene. Anyway, abbiamo trovato su Shane dei vestiti e delle parrucche che proprio ricordano quel personaggio, esatto. Oppure proprio che sono di quel personaggio. Esatto, magari non c'è scritto il nome, ma gli assomigliano talmente tanto che noi adesso vi diremo quali sono. Esatto, ragazzi. Esatto, quindi e hai detto parrucche e anche vestiti. Esatto, io mi sono concentrata più sulle parrucche perché sono introvabili e i vestiti cerco sempre di fare in un altro modo, ma ve lo dico in un altro video, because I'm malvagia con la E. Ok, cominciamo perché sono curiosa. Io ho fatto già un buco e ho scoperto che appunto che era una busta di Shane, però appunto adesso tagliamo del tutto la busta e cominciamo a vedere che cosa c'è dentro. Ci sono ovviamente le cose per lei, ma c'è anche qualcosa da vecchia per me. Questo è tuo. Perché non ho ordinato? Ah, questo è carino. Aia. Questo è bello. Oh, mappa dal vivo, anche è una camicetta. Bello. Allora, è un completo. Perché io su Shane sarà un fatto di una furbata. Però molto spesso ci sono dei completi che costano lo stesso prezzo di una casacchina o di una gonna. Quindi io prendo due pezzi, così almeno così ho due cose. Fa l'outfit completo. Esatto, così ho l'outfit completo. Questa è la camicina che va sopra. Mi sembra anche molto molto carina, molto delicata. E sotto c'è anche, non mi ricordo se era una gonnellina o un pantaloncino. Uno pantalone. Short. Oh mamma mia, quanto sono carini questi pantaloni. È bellissimo. La fantasia mi piace un sacco. E adesso dovremo fare... il come stava nella foto sito, e come mi sta a me. Il sito era così e su mia madre sta così. Andiamo avanti. Questa era una cosa tua o una cosa mia? Guarda un po', hai pescato una cosa tua. Poi questa è una parrucca rosa. Ora vi dico il cosplay per chi è e soprattutto vediamo se la parrucca è come nella foto. Wow, ragazze, che fortuna, ci hanno dato anche gli elastichini. Gli elastici. È la calzettina, no? Eh no, penso sia l'elastico. Ah, sì, no, la calzetta. Che fortuna. Anyway, questa è una parrucca rosa, lo dico per il cosplay, per chi è? Questa è per fare rapine, raga. Mettete in faccia, ragazzi. Questa è una rapina, ok. Allora, dico per chi è? Vai. Allora, Yuno Gasai di Mirai Nikki. Allora, questa parrucca in realtà è di Yaemiko di Genshin Impact. Ma dai. Sì, però soltanto che i capelli di Yae assomigliano molto, cioè se magari... Aspetta, mi sono impiccia gli occhi. Vabbè, tu continui. I capelli di Yae, cioè se vengono stilati tipo con una frangetta più folta okay. E fatte le due codine dietro e quelle due davanti, assomiglia palesemente a Yuno Gasai di Mirai Nikki. Allora, per chi non la conoscesse... Come dava le rughe così? Adesso vi faccio vedere... un flashback, un déjà vu, come lo posso dire, vabbè,
Ora ve la illustro, magari capite chi è. Allora, avete mai visto quella yandere? Le yandere, se sapete che cosa siano, che cosa sono? Ok, perché non so se ne posso parlare. No. No, che non ne posso parlare. Allora, se sapete cosa sono gli yandere, ascoltate. Ok. Quella yandere con i capelli rosa, con la faccia così, con tipo lo sfondo viola. Vabbè, se capite di chi sto parlando. Adesso mi avete gli yai. Tu parla tranquilla, non ti fai finta come Anyway, se. E io voglio lei. fare i capelli rosa, posso? Che dici? Qui ci sto. Swag. No, mi ingrassa Ma sta cosa. perché non c'hai i capelli messi bene? Perché non è stilata. Anyway, dopo mi proverò la parrucca. Ok. Comunque sia, è corrispondente a quello che pensavi? Sì. Ma sapevi già che aveva. No, è tutta lunga in pratica. Se è tutta lunga, andrà stilata ovviamente Bella, perché le la parrucche fibra vanno sembra molto stilate. molto bella perché i capelli non sono troppo fini, quindi tecnicamente non dovrebbe neanche infeltrirsi. Ok, vai. Rimettiamola a posto perché se si rovina. Mi arrabbio. Esatto. Anche perché molto spesso le parrucche le comprate che sono lisce e belle dopo Poi, io 5. sono andata a una random K-pop in cosplay d'Amiku, ragazzi, vi dico solo questo. Vado. Vai. Oh, questo è mio. Ed è carino. Dicevo, i codini della parrucca di Miku mi arrivano tipo fino a qua. Al ginocchio quasi, Sì, tipo esatto. sotto il ginocchio. E voi non potete Figo. capire le ore che ho passato per pettinare. Ok, fai vedere com'era. Ah, no, te lo faccio vedere così. Vai, Guardate, allora, questa è una ragazze. casacchina. Questo è come nel sito. Allora, bisogna. Ok, Ok, questo è come nel com'era nel sito. sito. Ora, io non porto cose croppate perché ritengo sempre di avere la panzetta, di avere lo stomaco in fuori. Fregatene. Ho capito, c'è una certa, c'è dovato. Però vediamo, questo era, non era proprio del tutto. Mi metterò la gonna a A vita scendare. alta. Esatto, brava. E questo è il sotto, vi dicevo appunto sempre. Sono pantaloncini anche in questo caso, sono shortini, guardate che carini, hanno anche i pomponini finali. E questo verdino mi piaceva un sacco. Hai fatto vedere com'era nel Ah sì, sito? e questa è come sta su mia madre. Ok, ragazzi. Ok, ragazzi, allora mettiamo via anche questo. Vedete come mi cambio al volo. Una Proprio cosa. la magia, La vado. magia, ok, sì, vai tu. Ecco, questo è. Oh no, aspetta. Questo è la parte sotto di quella parrucca, sempre di Mirai Nikki, sempre di Yuno Gasai. Ok, che è tipo una cosa, mo lo dirò, da scolaretta. Esatto. Allora, il cosplay di Yuno si può fare in due modi. Allora, uno con la versione vestito nero e uno con la versione uniforme. E che io ho preso questa qua perché mi ricordava palesemente l'uniforme. Ok. Allora, ha il colletto alla marinara, vedete dietro, è lilla, E gonna viola. e gonnellina viola. Ah, la gonna è a pieghettine, tra l'altro. Spero mi entri. Sembra un po' grande, forse. Vabbè, ci metti alla Vabbè, ci spina da facciamo. balia. Se no, mangi un pochetto. Spina da balia. Cresci un altro Allora, questa po'. è com'era Ok. nel sito. E questa è come mi sta addosso. Ok, allora. Goodbye. Ok. Fiocchetto Non vi ok. preoccupate perché giù in descrizione vi mettiamo I tutti i link. link di tutti questi prodotti, così non impazzirete a cercarlo, anche perché è veramente complicato dal nome, perché molte cose hanno lo stesso nome, quindi quando mettete giacca Perché non dovete completo cercare ovviamente tipo, il nome del non lo cosplay. so, Yuno Gasai cosplay. No, dovete cercare parrucca Parrucca rosa, rosa, capelli confetto lunghi, da confetti, un cose capello strane. pastello, Esatto. fatta a mano artigianale. Esatto, allora vado avanti. Questa è una cosa un po'. Ah, ho capito cos'è questo. Questo è un vestito. Allora, la stampa è questa. E già Hai mi. comprato una foresta. Esatto. Ok, questo è. Così non si capisce niente. Comunque, davanti è cuci. Oddio, questo mi sembra un po' scoscettato. C'ha tutta la schiena ignuda. No, E questa ragazzi. la gonnellina. Mazza, questo è tanta roba. Nel senso che non so, mi sentirò all'altezza di mettermi una cosa del genere. Comunque. Anyway, questo è com'era nel sito. E questo è come sta su mia madre. Andiamo avanti. Ok, torniamo normali. Magari la sera d'estate, queste cose. Possono qua. Aspetta a Allora, te. Oh, c'hai i ecco. peluscetti. Perché Sì, allora. mi chiedo questa cosa? Allora, questa parrucca è la parrucca per fare il cosplay di Junko Onoshima.
li porterai a fare shopping per sì. i cosplay, perché Lara riesce a volte veramente con pochissimi euro al mercato oppure nei magazzini a farmi dei cosplay fatti bene. Esatto, quindi restate a guardare i nostri video perché vi daremo un sacco di dritte per comprare a poco e realizzare i vostri cosplay veramente in maniera molto io semplice. Aspetta, io gli unici cosplay che ho comprato sono Squid Game, Miku. E Miku. Esatto. Squid Game e Miku e forse qualcos'altro, però adesso non mi vengono in mente. Le altre cose tipo Splatoon, la maglietta di Splatoon, quella l'ho creata io, l'ho disegnata io. Il cappello io, l'ho cucito io. Il cappello io. L'ha cucito lei. Palutena, tipo la gonna l'ho comprata al mercato, vabbè. Ma sono vestiti, sono però tutti pezzi che poi si possono riutilizzare. Esatto, ragazzi. Quindi non si sprecano, perché poi ci potete uscire normalmente se non sono modificati. Sì, guarda che... Guarda, oh, qua. Oh, sì, ho capito già. C'hanno i codini quelli buoni. Allora, che cosa stai dicendo, Lara? Allora... Questa parrucca, falla vedere nella foto. Aspetta. Allora, falla vedere questa in foto. È come sul sito. Allora, e questi due codini, se erano legati alla parrucca, era un casino, ragazzi. Perché, allora, adesso vi faccio un esempio con la mia parrucca di Miku. La mia parrucca di Miku, ovviamente, non ha i codini attaccati, perché sennò sarebbe un bel gran casino. Aspetta. Dicevo, perché se sarebbe un gran bel casino riuscire a tenere quei due codini fatti bene. Infatti, queste parrucche fatte così hanno le mollette fatte così. Sono proprio dei pinzoni, sono dei mollettoni. Dei esatto. Che così vanno mette il così, corto che poi fissano. E poi blocca con i due pinzettoni. Che esatto. È molto più semplice da gestire. Ok. Allora. C'è anche la retina, ovviamente. È scalato, quindi l'effetto quello del è proprio quella del cosplay alla fine, perché esatto. Si vede che è stata tagliata in un modo specifico. La fibra sembra molto bella setosa, buono, ottima. E qua ci stanno anche da mettere sui codini le mollettine di Monokuma. Ecco, questo è proprio specifico del cosplay, quindi si vede che questa è la parrucca del cosplay, punto e basta, non è una parrucca adattata. Quindi molto molto bene. E ovviamente hanno le pinzettine così. L'abbiamo vista come era nel sito, molto presto la vedrete anche su Lara, e proprio il cosplay completo. Aspettate, e non solo, perché non finisce qui il cosplay di Junko, perché che altro manca? Noi vogliamo creare un'altra cosa, aspetta. Ah, quella cosa... Ve lo dico? Sì. Vogliamo fare tutorial come fare il martellone di Junko. Ragazzi, continuate a seguirci perché vi riempiremo di contenuti di questo genere, quindi... Vai, aspetta. Arrotola bene. Aspetta, ok, vai. E ficca dentro, ok. E questa è come mi sta addosso. Aspetta, video, vabbè, faccio il video. Ok. Ecco, ragazzi, fine. Ok. C'è altro? Sì. Allora, dovrebbe esserci ancora una cosa per me e una cosa per Lara a questo punto. No, no, aspetta, questa è quella mia. Quindi è tuo. Aspetta, prendi la cosa tua. Vai. Ah, in questo, ero convinta che questa fosse una parrucca rosa, pensa un po'. Come? Eh sì, questo rosa mi sembrava una cosa di capelli, invece no, è mio questo. Nel allora, oh, l'hanno masticato. Come fai tu con le gonne che le metti nell'armadio? Esatto. Allora, questo è un po' ciancicato, però è un completo. Vabbè, mi piaceva il colore. Lo stiri con la piastra. Questo, sì, lo stirerò con la piastra. Questo rosino, no, veramente l'hanno ciancicato. Questo rosino è molto carino, a meno che non sia un reso, magari l'hanno ammucchiato, non lo so. Comunque sia, questo è il sopra. È una casacchina masticata. E sotto, non cominciare a scrocchiarti. E sotto c'è uno shortino che è questo. Comunque spesso la roba di scena arriva un po' ciancicata. L'unica cosa che appunto la vedete sul sito ed è tutto quanto splendidamente stirato, quando vi arriva un po' una bottarella di ferro tocca dargliela. Allora, è contro le mie etica stirare, però vabbè, ogni tanto... Vado, faccio la cosa quella. Allora, sul sito era... E questa è come sta su. Mamma mia. Mamma mia. Mia madre di napoletana. Mamma mia. Ok, mi ricambio sempre più veloce della luce. E questa è un'ultima parrucca. Allora. Oh, come si apre? Allora, vabbè, dico direttamente il cosplay. Vai. Questo è per il cosplay di Ayano Ishii, sempre di Yandere Simulator. Che, allora, Yunogasai è una... Più che nera, tende un po' al verde. Leggermente differente, vabbè, vediamo se si può adattare comunque. Magari è casa nostra che è verde. No, è verde, io la vedo verde, nel video guarda quanto è verde. Ma è verde. E te la metti verde ormai. La tingo di nero si può fare. Te la metterai verde, aspetta che si è inzeppato sto coso.
Allora. Vabbè, questa è la parrucca per Ayano Ishii di Yandere Simulator. Aspetta che c'ha. Aspetta. Esatto, perché c'ha la coda, vedi? Ok, quindi c'ha. La parrucca è così. Ah, ecco, questa è molto importante perché lei diceva prendo una parrucca normale e gli faccio la coda. E invece serve già la parrucca così fatta a coda perché questi capelli che stanno qua sotto sono attaccati in In salita. salita Altrimenti, se voi prendete una parrucca normale che ha tutte le non si può strisce in discesa fare. e lo portate su, sembrate pelate perché si vede la rete sotto. Quindi questa c'ha già questo modello di codina e E dovete sopra con la attaccarci la pinza coda. si attacca l'altro pezzo di coda. Ok? Ok. Mostrala com'era nel sito. E questo è come sarà addosso. Fine. Ok. Wow. Bello, molto contenta. Non abbiamo preso 100.000 pezzi, magari a volte siete abituati a degli haul in cui si scartano 80 vestiti. Non è questo il caso. Abbiamo cercato di essere razionali e di scegliere cose che effettivamente ci servivano. I miei outfit sono molto carini, si possono anche matchare, quindi potrò mettere magari il sotto di una cosa col sopra di un'altra e quindi sono assolutamente soddisfatta. E poi soprattutto lei cambia taglia, cresce ogni anno e quindi magari deve cambiare cose. Io ormai diciamo che posso anche mettere cose degli anni precedenti, tipo quello che ho oggi addosso, boh, avrà boh, 6 anni, 7 Questo ha anni, non lo due so. anni, Esatto. E eppure i quindi, pantaloncini che sto indossando hanno 2 anni. però comunque sia perché eri già cresciuta l'anno scorso, però cose di 2 anni fa non te va più niente. Esatto. Invece io bene o male, più o meno. Ok, quindi ecco, abbiamo cercato di prendere poche cose, ma veramente utili. Speriamo che vi siano piaciute, speriamo che vi sia stato utile questo video. Ovviamente continuate a seguirlo per il discorso cosplay di Lara. E i link sono tutti giù, c'è anche un codicino sconto per Perché tutti i voi, codici quindi se storti? utilizzate il codice sconto nostro avrete quando comprate le cose un sconticino che non fa mai male. Basta, grazie Shane per questa collaborazione. Questo video era in collaborazione con Shane, quindi io vi ringrazio sempre che ci tengano in considerazione per questo tipo di video. Un bacio a tutti quanti, ci vediamo prestissimo. Restate con noi e soprattutto Ciao! venite agli eventi, che così Esatto, ci ragazzi, vediamo, venite agli se eventi, mi raccomando. becchiamo, finalmente senza mascherine, senza.